Dopo l'approvazione del disegno di legge taglia deputati, che ha ridotto da 90 a 70 il numero dei deputati regionali e che consentirà un risparmio annuo di circa 7 milioni di euro, il presidente della regione Lombardo è soddisfatto. Si tratta di un segnale importante e sono pronto a far pesare la scelta compiuta dall'Assemblea regionale al tavolo di confronto sul federalismo chiesto al Premier Mario Monti. Lombardo però suggerisce di intervenire anche sulle indennità dei parlamentari. Replica subito il presidente di Sala d'Ercole, Francesco Cascio, che coglie la palla al balzo e risponde: non lo escludiamo e ricordo i tagli già compiuti durante la legislatura che hanno ridotto i compensi dei parlamentari del 20%, quindi 1.800 euro netti al mese in meno nella busta paga. Nel frattempo, ancora nell'ambito delle iniziative politiche di taglio dei costi, la Giunta regionale ha approvato la proposta di abolizione delle peculiarità introdotte in Sicilia sulla legge 104, che consente di andare in pensione anticipatamente per assistere un proprio familiare. La norma, che abolisce un beneficio di cui hanno goduto molti burocrati della regione andati in pensione anche con meno di 50 anni, è stata inserita nel disegno di legge con cui il governo chiederà all'Assemblea regionale di votare l'esercizio provvisorio in calendario la prossima settimana per la difficoltà a varare il bilancio entro l'anno senza avere prima chiuso l'accordo sul federalismo fiscale con lo Stato.